quel momento la guida della Regione Lazio, in particolare il vicepresidente Esterino Montino, aveva escogitato l'escamotage dell'autosospensione del presidente e della guida passata al vicepresidente, come dire, che esulava perché lo statuto non lo prevede, la legge nazionale non lo prevede, era, come dire, E così hanno guadagnato 20 un giorni. fatto politico, ecco. Hanno Sì, ma hanno cercato guadagnato quei attraverso un 20 fatto giorni. politico e hanno portato in avanti l'orologio. Quando si è dimesso Marrazzo, perché è stato 20 giorni sospeso e poi ha deciso di dimettersi per sua scelta e per meglio difendersi dalla situazione che lo vedeva esposto a attacchi di ogni genere, proprio il vicepresidente Montino chiese al centrodestra un gentleman's agreement e disse: dato che tra la scadenza a cui giungeremmo se seguissimo le procedure Vabbè, previste. di prorogare la data. Perdonami però, Sì, Teodoro, però. perché No, 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 come ascolto ha detto prima Marco, volentieri. i dettagli sono importanti Sì. e dare le cose per scontato è No, 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 sbagliato dico, va bene. perché nel diritto la forma è sostanza Sì, ma e volevo dire, certo. si costituiscono le forme per dare solidità alla sostanza, quindi noi non possiamo dimenticare i passaggi cruciali. Chiesero un gentleman's agreement, perché solo con il consensus, in qualche misura, qui che debba essere in qualche modo universale, si può superare la tassatività e la perentorietà di certe date. E chiesero al centrodestra se fosse disponibile l'opposizione della Regione Lazio e anche il governo a accorpare la scadenza elettorale, invece che al 7-8 marzo, che era l'ultima data possibile, al 27-28. E io ricordo che il presidente Berlusconi, il giorno dopo le dimissioni di Marrazzo, disse come sua unica dichiarazione su quella vicenda: non c'è alcuna ragione per non tenere le elezioni del Lazio insieme alle altre regioni. Qual era la ratio, l'animo, l'intenzione di quella decisione? Io voglio chiarire che dal punto di vista della strumentalità e dell'opportunità politica, per noi, popolo delle libertà, elezioni regionali separate sono in qualche modo più vantaggiose. Perché? Perché il peso politico-elettorale di Berlusconi Proposta possiamo farlo gravare elettorale. anche sulle singole Poi c'è elezioni. stato uno scandalo Come è generale accaduta, anche. come, no, 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 come è accaduto in Sardegna, Sì. come è accaduto in Abruzzo. Quindi separarle poteva essere conveniente. E inoltre avrebbe questo incentrato, perché si poteva andare a votare a gennaio a quel punto, sul motivo delle dimissioni di Marrazzo. Onorevole, onorevole, No, intanto. No, perdonatemi, no, però i esatto, perché nostri sennò interlocutori hanno ci perdiamo ragionato. Oggi si poco. rischia l'effetto Molise, no, Voglio, no, no, lo vorrei introduco come finire, no, argomento. scusami, Teodoro, vorrei finire. Effetto. Allora noi decidemmo con un gesto che non fu solo un gesto fair nei confronti dell'allora maggioranza della Ok. Regione Lazio in difficoltà, ma perché voleva riportare al centro della competizione elettorale non lo scandalo Marrazzo, di cui non abbiamo più Capito, quindi voi parlato, avete proprio impedito ad mi andare faccia alle elezioni, sì. finire, ma No, ma il partiamo, no, compenso, la passiamo contesa elettorale, all'infinito. ho Ma capito, innanzitutto lei ma non mi ha risposto alla do mia, mia domanda. Perché è andata in piazza? Questa è la mia domanda. ho capito, posso finire? No, Posso la domanda è finire? Ho perché è andata in finito la piazza? discussione. Va bene, allora, gli altri possono svolgere ragionamenti, raccontare le storie, io devo dare le risposte telegrafiche. È No, no, così? no, Prego, perché assolutamente. allora, Stiamo ragionando quando noi insieme. abbiamo fatto questo gesto, l'abbiamo fatto per lealtà nei confronti dei nostri Mettete una oppositori. clessidra, la clessidra. Avremmo, ci saremmo Se no, attesi che cosa? Che nel momento in cui, per le ragioni più diverse, una nostra lista non è stata accettata e si è trovata in una condizione di obiettiva difficoltà del tutto il procedimento elettorale, si fosse auspicato il rientro in gioco anche attraverso il rinvio. E io avevo detto: il rinvio che propongono i radicali mi sembra ragionevole perché, come dire, azzera 15 anche minuti. i veleni su queste cose. No, Però non c'è no, stato. non c'è stato. Perché? Perché da parte non soltanto di Bersani, ma nell'immediatezza della risposta a Pannella, perché io quella intervista l'ho fatta dopo aver sentito l'intervento di Pannella nell'Assemblea radicale prima di sentire Bersani. E
E ho detto, io provo a lanciare una come dire, anche una sollecitazione nel mio campo, una aprire la discussione nel mio campo. Bersani gli ha detto quello che Pannella ci ha detto, ma basta con queste scherzuole. E io gli ho risposto come gli sto a rispondere. E Pannella gli ha risposto come gli sta a rispondere. Alt, Esterino Montino ha detto no. Emma Bonino è d'accordo contro l'invio. E a quel punto non si discuteva. Va bene, un'istruttoria precisa e puntigliosa, però facciamo parlare anche il presidente Buontempo. Non dite un falso, non lo sapevo. Allora, voi siete lati, faccio c'è Buontempo che vuole replicare, il quadro è chiarissimo. No, voglio dire, prego. Perché ieri Silvio in un'ora e mezza di falsi ne ha detto niente. C'è Buontempo che voleva... Non dobbiamo fare la rassegna stampa, no? Perché sennò non ce n'è. No, no, adesso io non ti interrompo. Reso impraticabile in quel momento. Si può ricostruire per sintesi e per dettaglio. A quel punto. Allora, il rilancio è, cioè, si va in piazza per presentare le proprie. Allora, voglio dire, intanto, dice uno che è nato con la piazza. La piazza in campagna elettorale non è mai auspicabile, adesso al di là della circostanza. Perché? Perché è esattamente il contrario. Perché la campagna elettorale si fa col dibattito delle idee, ci si incontra in parti avverse. La piazza scatena tifoserie, amori, odi e rancori che non fanno bene alle campagne elettorali, punto primo. Punto secondo, si rischia a questo punto anche un effetto Molise, non lo dicevo, lo dicevo per introdurre l'argomento, perché con questo gioco di carte l'effetto Molise è che dopo che si è votato le elezioni sono state annullate. Certo. Quindi in questo gioco dove tu consegni non più alla politica e alle regole della politica, ma ai magistrati, col massimo rispetto, ma sono decisioni prese sulla base di un rigore di rispetto delle leggi che possono... Voi dovete pensare che i processi del TAR, se voi ne prendete 10 sullo stesso argomento e girate l'Italia, ci sono almeno 6-7 sentenze diverse, l'una dall'altra. Quindi la preoccupazione è che si fa la piazza, si dice quello che conta è il voto, invece dopo la forma torna a prevalere sulla sostanza. No, e poi, finita la campagna elettorale, per uno qualsiasi dipende il giro di questi elementi, di questi cavilli, secondo i punti di vista, possono far annullare le elezioni, perché le regole sono fondamentali. Uno, se ha una maggioranza in un paese, di sinistra, di destra, di centro, le cambia se le regole sono ferraginose, ma un punto terminale dove si dice che è dentro, questa è la zona rossa e questo è l'orario, questo ci vuole, perché sennò Piazzale Clodio, che è un'intera città, nelle prossime competizioni elettorali ci saranno 1000 ricorsi, non uno. Detto questo, nei pochi giorni che mancano, tenendo conto che si sta aspettando ancora la sentenza del Consiglio di Stato, alla quale probabilmente... Non è definitiva, ormai non c'è più, non si capisce più qual è il punto. Allora, quando io dicevo il nastro di partenza, perché? Perché la legge deve essere mai premiale e mai punitiva nei confronti di chi che sia. Nastro di partenza significava che c'è stata una cosa che ha rotto, ha creato il conflitto tra il rispetto delle regole e il fatto che più si partecipa al voto meglio è in una democrazia, e che l'assenza del primo partito italiano da una competizione elettorale nelle due grandi regioni è un bonus, è un errore, quindi, però le regole vanno rispettate. Allora, ritornare al nastro di partenza 2 mesi avanti, questo significava rimettere in gioco tutti, far ripresentare le firme in maniera regolare, perché non ci possono essere sanatorie alle firme se quelle firme non sono fatte come si deve, eccetera. Però posso dire che questa posizione... Il codice penale, le procure della Repubblica a Milano zitta via, scappa. Però posso dire che io capisco questo ragionamento, vuol dire, capisco perfettamente la posizione di Straguadagno, mi capisco un po' meno la posizione vostra, perché i radicali, appunto, in questo momento hanno comunque Emma Bonino, che è un candidato che ha ottime chance di vincere il Lazio, insomma, stando così le cose, ipotizzando che poi non venga rimesso tutto in discussione dalle carte bollate. La destra è uno dei partiti che aggregherà per forza il consenso di quegli elettori che, appunto, non trovano sulla scheda il PDL, quindi, cioè, capisco che lei pensa che noi...